direttamente dal bar L'Assagic di Perugia. Buonasera a tutti. Calcio e champagne. Non parliamo di Serie A perché è come se non è iniziata, quindi l'Inter non ha mai perso e mai pareggiato in questo campionato. Di che cosa parliamo oggi? Gironi di Champions, sono stati fatti sorteggi. Sorteggi alle 6 pomeriggio con Cagà. Abbiamo... Guardate come ha studiato Peppe, vedi, li deve ripassare. Sì. No, no, è che da Roma ladrona siamo a Roma culona. No. Ragazzi, abbiamo la Roma, incredibile. Gli amici della Roma hanno preso un bel girone perché la Roma... Allora, ricordiamo, la Juve era in prima fascia, il Napoli a Roma in seconda. No, la Roma è in terza. La Roma in terza, no, e non il lo Napoli so, scusa, è il contrario forse. Va non bene. Mi ricordo. Non è importante, allora Juventus ha girone ostico, Manchester United, Valencia e poi il materasso Young Boys. Sì, solo che sarà materasso per tutti, quindi diciamo la qualificazione ce la giocheremo. Io scommetto Young Boys, differenza reti meno 20 alla fine del girone di... E invece sarà la sorpresa. No, sì. Allora, il Manchester, commentiamo velocemente. Cerca rispetto. Sicuramente non è un girone facilissimo, neanche possibile però. Il Manchester è attualmente in crisi e da un momento all'altro potrebbero cacciare Mourinho. La squadra c'è, la squadra c'è, Pogba è ripresa, Lukaku, Sanchez è un attacco che fa paura e la difesa è poca roba. Ma il Valencia non credo che sia quello dell'anno scorso. Il Valencia l'anno scorso è arrivato quarto, ha fatto un bel campionato. Ha fatto un bel campionato, una stella brasiliana in attacco Rodrigo, portiere Neto ex Juve. E comunque tanti profili interessanti anche conosciuti. Però secondo me dal fenomeno Condombia a centrocampo che io sarebbe dico, servito Juventus come il pane a primo e Manchester United secondo per questo girone. Sì, dai, andiamo avanti. Gruppo G, CSK di Mosca, Real Madrid, Roma e Victoria Plzen. Allora, Roma e Real in scioltezza, chiaramente sì, questa la vedo molto Real primo perché... Non è che gufiamo, però insomma, no, il girone anche sembra la abbastanza tranquillo. Due solo... squadre solide, due un po' così. Solo clamorosi autogol potrebbero preoccupare la Roma. Poi ci abbiamo Gruppo F con Manchester City, Lione, poi Hoffenheim e Shakhtar Donetsk. Qui Lione la vedo la favorita a passare, a parte il Manchester City, cioè, che non, Manchester lo, City non è... lo prendo neanche in considerazione, ah, okay, la possibilità che corretto, possa non passare corretto. Il Manchester City, quindi curvando la vittoria finale, diciamo. Quindi il Lione lo vedo come abbastanza favorito, anche se... Dai, ma chi è quell'altro? L'Hoffenheim, Shakhtar. Vabbè, dai, no, Shakhtar, va cioè, dai, una B2, esatto, li ha calcati questi palcoscenici. Quindi anche i gironi sfigati facciamo a Ajax, Bayern Monaco Benfica. In scioltezzissima. Come tutti gli anni il Bayern Monaco e quello oscurato del Benfica che arriva sempre agli ottavi passeranno questo quindi girone. Abbiamo eliminato l'EK di Atene, l'Ajax. Ci dispiace povero, per l'Ajax. Parecchi anni che non riesce ad andare avanti, sì. Poi abbiamo il gruppo D che io volevo entrasse in questo gruppo. C'è, cioè, Galatasaray, Lokomotiva di Mosca, Porto e Schalke. Cioè questi giocano a carte. Non che lo fanno? So ragazzi, questo, cioè, è un girone terribile. Fanno brutti. Carta sasso forbice anche per passare questo girone. Io faccio una punta alla UEFA anche per i diritti TV, è le brutto, cose. Non me, non me lo fa sto girone, ma che gli stadi vuoti brutto. Voglio dire, vabbè. Ci sta. Poi adesso ragazzi, purtroppo il Napoli c'ha un giro, purtroppo per i tifosi del Napoli. Allora, i nostri Rossa... grandi amici, prima di tutto iscrivetevi ai canali YouTube degli amici del Napoli, tutti. Anche se noi siamo da... Allora, Stella Rossa, Liverpool, Napoli, Paris Saint-Germain. Allora, io Stella Rossa, miracolo riesco, sportivo, si è qualificata. Non riesco in questo girone a dire che il Napoli possa passare il Beh, tempo. No, ha già passato qualche anno fa un girone difficilmente simile. Non lo so, cioè, simile. Se te dovessi dire, non è perché la vedo io direi che di vista, il ma PSG verrà clamorosamente battuto dal Napoli, che però comunque faticherà a passare il turno. A causa delle sconfitte io contro il Liverpool. Io direi che il Paris Saint-Germain e il Liverpool vinceranno il girone. No! E Napoli in Europa League per uscire subito. E andiamo al gruppo. Non c'è più Sarri, quindi l'Europa League la farà. La vince Ancelotti. Gruppo B, quello dell'Inter. Cioè Barcellona, Inter, PSV di Eindhoven e Tottenham. Questo è un girone bruttissimo. Sì. Vi do una statistica che però non è che l'ho inventata io, però l'ho vista su un video di un collega youtuber. Stavo a copiare i video, ragazzi. Mi piace sta cosa. Allora, di tutte queste 32 squadre della Champions, ce ne sono 7 che hanno fatto il triplete
di queste 7, 3 sono nel girone dell'Inter. Voi pensavate che fosse solo l'Inter? Cui Inter, Barcellona e PSV sono 3 squadre su 7 totali che hanno fatto il triplete. Quindi... Poi c'è il Bayern Monaco, forse no. Il Reale, va. No, allora, Barcellona e Inter se batte il Tottenham. Ragazzi, qui la vedo dura, penso che il Tottenham è molto più pronto dell'Inter a passare. Anche perché il Tottenham di Champions, però... appena ha fatto un 3-0 clamoroso al Manchester, ragazzi, sembra una squadra sana, in salute. Il PSV è sempre insidioso, quindi... Il Tottenham è una squadra che mi piace. Quindi... Dipenderà dai risultati, dai riscontri diretti, ad esempio fa Barcellona e Tottenham un bel pareggio, se l'Inter ne approfitta... Se il Barcellona batte il Tottenham andata e ritorno e l'Inter... Oppure, certo. Capito? Ci potrebbe stare questa cosa perché il Barcellona ce la può fare se, sì, l'Inter, sì. Se l'Inter riesce a fare un risultato col Tottenham, soprattutto se l'Inter inizia a giocare da Inter. In tutto questo non escludiamo neanche che il PSV Eindhoven non è che ne sia una squadra, no, di merda, quindi apposta, va bene. E poi girone A l'abbiamo fatto in ordine decrescente perché tutti li fanno in ordine crescente, noi siamo meglio. Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Club Brugge e Monaco. Allora, giusto il Monaco potrebbe escludere clamorosamente un atletico del Ciolo strarodato, ma siccome c'è anche Kalinic, c'è Godin, c'è Griezmann, io penso che Borussia e Atletico passeranno. Però il Monaco lo terrei d'occhio. Però il Monaco con Pietro Monaco. Pellegri, che farà 5 gol nel girone a 18 anni, io lo auguriamo, futuro centravanti della nazionale, potrebbe sorprendere. Quello che mi auguro per l'Inter è che Icardi sia stimolato da questa nuova avventura in Champions, perché vi ricordo che Icardi è un bomber di razza, quindi ha magari sognato il triplete stanotte, quindi magari si fa, diciamo, coinvolgere da questa nuova cosa e tira fuori il meglio di sé. Ragazzi, Icardi non è da sottovalutare. Assolutamente, io spero ancora nel boom Lautaro. Quindi per le italiane diciamo che la Juve e la Roma sulla carta ce l'hanno in mano, il passaggio del turno, il Napoli e l'Inter è molto 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 complicato. Sì, il Napoli, l'Inter è il rischio del miracolo sportivo, il Napoli è molto difficile. Io direi il contrario, per me è più difficile. No, ma è più difficile, no. C'è il Liverpool... Vabbè, ho capito, però secondo me quelle dell'Inter sono tutte e tre al suo modo forti. Il Napoli almeno c'ha ce n'ha una, però c'ha una squadra Offenheim, sì, una squadra abbordabile. Sì, vabbè. Vabbè. Va bene, salutiamo Giacomo che non c'è stasera. Ragazzi, è malato, sta malissimo. Però voleva il video e gliel'abbiamo fatto vero. Anche per lui, perché lui segue Calcio Champagne, quindi prima di tutto iscrivete a Calcio Champagne. Calcio Champagne. Dopo... E venite al bar l'Assagì a fare l'aperitivo con noi. Esatto. Inquadra l'Assagì? Adesso è complicato. Ok. Ragazzi, Ellera, bar l'Assagì, nostro nuovo sponsor. Venite, dite la parola d'ordine Calcio Champagne e vi verranno forniti due cocktail gratuiti. Esatto. Più portati da una ragazza in topless. E questo si capisce che è una razzata. Detto questo, ci vediamo ragazzi a un prossimo video, però non farò video sulla Serie A fino a che l'Inter non fa 3 minuti, perché non è possibile. Ah ragazzi, e lascio... stiamo ciao, facendo ciao. Lo sciopero pro Inter finché non vince. Ciao.